E benvenuti in questo nuovo video che anche oggi, come potete vedere, è un mukbang. Io sono sempre praticamente senza trucco nella mia postazione provvisoria. Se mi seguite sapete già perché, dove sono, eccetera. Nel frattempo, come al solito, vi domando: state bene? Spero, ragazzi, che stiate davvero tutti quanti bene e che anche le vostre famiglie stiano bene. E come al solito, vi ricordo, ragazzi, rispettiamo le regole in questo periodo, facciamo quello che dobbiamo fare e stiamo a casa. Non mi dilungo, ve l'ho già detto perché sapete che questo è un canale stupidino e quindi poi mi affido al vostro buonsenso. Sono convinta che comunque non abbiate bisogno di me che vi dica queste cose e quindi lanciamoci nel nostro mukbang, che oggi ha come protagonisti dei calzoni fritti fatti in casa. Oh, l'altra volta qualcuno di voi mi ha un po' sgridata perché ha detto l'inquadratura non era bella perché non si vedeva il cibo. Stavolta, ragazzi, ci provo con gli strumenti di fortuna che ho qui fuori sede, senza niente della mia attrezzatura e di tutto il resto, e spero che si veda. I calzoni sono molto irregolari come forma, ma li ho fatti io, li ho fatti con le mie tenere manine, e credo che non ci sia niente di più campano, tradizionale, napoletano, di questo genere di ricette. Questi sono i calzoni come li faceva mio nonno. Come al solito, magniamoceli e poi raccontiamo una storia misteriosa. Parliamo di un argomento misterioso, come facciamo sempre su questo canale durante questi mukbang, anche durante questi mukbang, insomma, organizzati con quel poco che c'è, insomma, di strumenti e tutto il resto. Ho fame. Allora, ragazzi, vi comincio a dire, questi, cioè, io non sono molto brava a fare le forme regolari, comunque questi due sono salati e sono fatti con la pasta per pizze fritta, che dentro ha la ricotta, il salame napoletano, il pepe della provola affumicata e il parmigiano. Ecco, queste sono le cose che ci ho messo dentro, mentre questo l'ho fatto con un mix di Nutella e crema striga. Ci arriviamo dopo, però. Nel frattempo, lanciamoci nei nostri calzoni filanti e fumanti ancora alla ricotta. Ragazzi, questa è una delle cose più buone di questo mondo, secondo me. Come metterlo per farvi? Ecco, così. Buon appetito. Vi devo confessare che sono la regina delle pizzette, quindi posso dirmi da sola che sono buoni. Un chilo e mezzo di impasto che faccio stasera. Stasera la cena è calzoni, quindi posso dirmi che sono venuti bene. In realtà, ragazzi, io li faccio. Poi fatemi sapere anche voi se fate questo genere di pizze, come le fate. Ne faccio una parte così con questo ripieno di ricotta. Quello dolce era una prova, in realtà non li faccio mai. Ma una buona parte la vado a fare con sopra il sugo, cioè non li riempio dentro, ma friggo delle pizzette piatte e sopra ci metto il sugo alla puttanesca, cioè olive e capperi. Fatemi sapere voi come li fate e fatemi sapere chi avete mangiato oggi, che cosa state mangiando, che cosa mangerete. Ragazzi, farli a Londra non è lo stesso perché gli ingredienti non sono lo stesso, quindi me li godo. Ma nel frattempo, lanciamoci nelle nostre strane storie legate ai mukbang e oggi parliamo di reincarnazione, parliamo di storie di reincarnazione. Sto considerando seriamente, no, sto scherzando, però per dire, uscita dalla crisi potrei aprirmi una pizzetteria ambulante perché meritano. Allora, prima di tutto, prima domanda. Voi credete nella reincarnazione? Avete qualche storia interessante da raccontare? L'altro giorno, per chi mi segue su Instagram, stavo tirando fuori dei vecchi appunti, delle vecchie carte che ho in casa mia, ed è venuta fuori una carta con una vecchia storia. Credo me l'avesse, fossero delle fotocopie che mi aveva fatto un'amica, poi ripensandoci. Ed era la storia di una persona, comunque era una storia che conoscevo, una storia di una persona interessante, che si chiamava Dorothy Ibi. Un'egittologa che nel secolo scorso ha lavorato ad Abido al tempio di Seti I, se non mi sbaglio, e che praticamente aveva avuto un'esperienza molto particolare, molto bizzarra, perché quando aveva 3 anni, credo in seguito a un incidente o comunque le era successo qualcosa, era stata dichiarata morta. Erano poi le persone uscite tipo dalla stanza per andare a organizzare il funerale e tutto. Quando erano tornate dentro, l'avevano trovata seduta, viva e vegeta. Quindi era stato un caso di morte apparente, una situazione di questo tipo. E già questo
sarebbe una cosa da notizia, no? Il caso di una bambina che sembra proprio morta e poi vanno a preparare il funerale, tornano nella stanza e la trovano viva. Cosa da notizia, cosa strana. Ma il bello è che quando lei si è svegliata, a quel punto ha cominciato ad avere dei ricordi diversi, come se si fosse in qualche modo risvegliata dentro di lei la memoria di una vita precedente. Mi arrivano messaggi sul cellulare, non ci fate caso. E infatti lei aveva cominciato a ricordare, sembra, questa vita che aveva vissuto nell'antico Egitto e proprio all'epoca di Seti I, che poi è diventato nella vita attuale, nella sua vita, ok, ora è morta, diciamo nella vita che ha vissuto nel presente, che però è passato, perché questa cosa è successa anni fa, quindi sto entrando in un circolo vizioso. Comunque sia, nella sua vita che stava vivendo in quel momento, ha cominciato a ricordarsi queste cose che riguardavano il passato dell'antico Egitto, e l'antico Egitto è diventato la sua carriera. Questo interesse era talmente forte verso il regno di Seti I, verso le cose di Seti I, che lei ha fatto di tutto per andare a lavorare proprio nei luoghi dove aveva vissuto e dove aveva avuto il suo tempio Seti I. Voleva avere a che fare con tutto quello che aveva avuto a che fare con Seti I, e ce l'ha fatta, c'è andata, poi si è anche sposata con una persona locale, ha avuto un figlio che ha chiamato Seti, e lei veniva chiamata Om Seti, che vuol dire madre di Seti, quindi cioè, ha fatto proprio praticamente tutto per aderire a quelli che erano i suoi ricordi, per aderire a questa pulsione interna fortissima che lei aveva verso l'antico Egitto e verso quel passato che aveva ricordato. E io passo alla seconda parte del mio calzoncino. Secondo me nella mia vita precedente era una pizza. Ora ci sta un sorso di Coca-Cola. Cioè, ragazzi, neanche nel bicchiere, nella tazza della Bialetti, vabbè. Forse la storia di Dorothy Eady è meno conosciuta, cioè è una storia eclatante, però è oggettivamente meno conosciuta di altri personaggi. Avevamo per esempio parlato su questo canale in un altro video di qualche anno fa del generale Patton e di come lui ricordasse tutta una serie di vite durante le quali era stato un soldato, in particolare nell'antica Roma. E quindi tutto quanto, anche in quel caso, lui proprio se lo ricordava, lo diceva tranquillamente, e non stiamo parlando di un personaggio stupido, stiamo parlando del generale Patton, quindi non l'ultimo dei cretini, uno che magari si era inventato le cose, un visionario, un pazzo, no, proprio il generale Patton, ecco. E lui cioè, si ricordava talmente bene queste cose e aveva questa pulsione che veniva dal passato e che lo attraversava ancora nel presente, che lo aveva portato vita dopo vita ad essere sempre un militare, ad essere sempre un soldato. Insomma, è una storia molto, molto interessante. Andatevi a rivedere quel video che avevo fatto nel passato se volete proprio conoscere tutti i dettagli. Quindi stiamo parlando, ragazzi, di persone alla fine molto valide, persone che investono la loro vita presente o comunque danno una forma alla loro vita nel presente grazie a quello che ricordano del passato. Per quanto riguarda noi comuni mortali, no? Anche a me è capitato di avere dei ricordi, sono capitati degli episodi particolari, però quello che io ho sempre pensato parlando di vite passate, di reincarnazione, io credo nella reincarnazione, penso di averlo già detto in altri video, quello che io penso quando si parla di reincarnazione è fondamentalmente che anche se uno non è proprio come Dorothy Eady o come il generale Patton, quindi non è così driven, potremmo dire, da queste cose del passato, è anche nella vita di tutti i giorni, secondo me, che vengono fuori delle cose che potrebbero rivelarci, magari non esattamente chi siamo stati, ma che cosa facevamo, qualcosa del nostro passato, ecco. Qualche indizio ci potrebbero dare. Secondo me, se uno va a vedere tutti gli atteggiamenti, anche triviali, insomma, no, di piccole cose di tutti i giorni che uno ha, forse se vengono fuori delle cosette che sono un po' strane, delle caratteristiche particolari, sono un buon punto di partenza per una persona per farsi un'idea di magari chi potrebbe essere stato durante una vita precedente. Salame, ricotta, pepe, provola. Sì, sono sempre più convinta di essere stata una pizza. Super yummy. Scusate, ho avuto un momento di interruzione nel parlare perché la brama della pizzetta era troppo grande. Comunque, ragazzi, cioè, non so se vi è capitato di vedere quel video. Sdrammatizziamo un attimo la situazione presente nella quale stiamo vivendo, che è una situazione terribile, vabbè. Sdrammatizziamo un attimo, perché bisogna anche sdrammatizzare un attimo. Non so se vi è capitato di vedere quel video, a me l'hanno mandato, di un tale
che dice: io dopo 8 giorni di quarantena, e si vede questa persona molto 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 robusta che si siede su una sedia e cade. Cioè io sto andando in quella direzione, perché per me quando sono in Italia già diventa difficile attenermi a quello che mangio normalmente, vengo sempre tentata, ma stando rinchiusa in casa ancora di più, cioè proprio il mio incontro con i carboidrati diventa sempre più terribile, ecco, con lo zucchero, con gli snack. Fatemi sapere voi come state affrontando questa situazione. Poi vi faccio vedere questo, ragazzi, quanto l'ho fatto grande. Un chilo di calzone, ovviamente non lo mangerò adesso, però vi giuro che questo sfondo comunque a me inquieta, mi inquieta questa cosa. Allora, vi stavo dicendo, secondo me da qualche piccola particolarità che noi abbiamo, ma magari da qualche comportamento un po' peculiare, no, che noi abbiamo, a volte anche da qualcosa che dicevamo in particolare quando eravamo piccoli, se uno ci fa caso, se uno mette a posto tutti i pezzi del puzzle, forse possono venire fuori anche degli indizi che ci potrebbero rivelare qualcosa di presunte possibili vite passate. E quindi sono curiosa di sapere, non so se magari anche voi avete delle particolarità, magari c'è qualcosa che irrazionalmente vi fa paura, magari c'è qualcosa che fate anche se non è necessario farla, magari nei vostri gusti c'è un indizio, cioè insomma se uno ci fa caso secondo me qualcosa potrebbe venire fuori. Nel frattempo io mi lancio su questo, l'ho brustolito di più sul lato, che è ripieno con la Nutella, ragazzi, e con la crema allo strega, al liquore strega, che chi mi segue su Instagram sa che avevo comprato prima che cominciasse la quarantena. Oh mio Dio, questo è ancora meglio di quello salato, io poi sono una golosa. Al sapore di liquore strega, perché si sono mescolate le due creme. Ragazzi, questo è divino. Questa è la pizzetta più buona che io abbia mai mangiato in tutta la mia vita, cioè ragazzi. Se siete sul punto di fare le pizze fritte, i calzoni, qualcosa del genere, e delle pizze in generale, e avete in casa della Nutella o della crema alla cioccolata o qualcosa del genere, provate, assolutamente provate, perché è delizioso. Sto facendo uno sforzo di non mangiare anche questo pezzettino ultimo, perché lo volevo portare a mia nipote in realtà. Però è veramente un gesto, ragazzi, altruistico da parte mia, perché me lo mangerei. Onestamente me lo mangerei. Tornando a parlare di reincarnazione, ovviamente un indizio di una possibile reincarnazione, oltre ai comportamenti, ai nostri gusti, alle cose che fanno parte della nostra vita, potrebbe venire anche dai sogni. Infatti ci sono anche tantissime persone che fanno dei sogni che hanno a che fare con vite passate, magari sognano in maniera ricorrente delle epoche particolari, oppure un luogo in particolare. Per esempio, questo anche mi è successo, alcune delle mie esperienze più eclatanti in un certo senso con il mondo delle cose strane hanno proprio a che fare in una certa misura con cose che potrebbero riguardare la reincarnazione, e ci sono anche questo genere di sogni, anche se devo dire erano dei sogni che facevo di più quando ero più piccola, c'erano proprio dei sogni ricorrenti di alcuni dettagli, di alcuni posti che io facevo tantissimo e che secondo me erano proprio indizi di una vita passata. Tra l'altro anche questo si dice moltissimo, che i bambini ricordino molto meglio chi sono stati nel passato, qualcosa delle loro vite precedenti, perché quelle vite sarebbero più fresche nella loro memoria in un certo senso, e quindi ci sono anche tantissime storie di bambini che ricordano vite passate. Una delle storie per esempio che mi ha affascinato sempre di più, se la andate a cercare, è la storia di come viene scelto il Dalai Lama, per esempio, che deve dimostrare quando viene scelto di ricordare la sua vita precedente, come importante lama, la sua vita come Dalai Lama precedente, quindi deve riuscire a riconoscere degli oggetti che erano stati suoi nella sua vita precedente, eccetera. È un processo molto particolare quello di scelta del Dalai Lama, che tra l'altro suppongo sia andato piuttosto perduto per vicissitudini storiche. Il prossimo, insomma, sarà più difficile che sia effettivamente scelto in questa maniera, vabbè, non voglio entrare in discussioni politiche, in discussioni storiche su questo argomento, che probabilmente comunque conoscete, quindi non vi voglio tediare ulteriormente. Comunque ragazzi, ci sono tantissime storie interessanti sulla reincarnazione intorno a noi, e se uno cerca fenomeni paranormali
probabili. La reincarnazione è sicuramente uno di quelli più probabili, uno di quelli che sembrerebbero dare più soddisfazioni e più indizi. Detto questo, io sto scoppiando, ragazzi, mi fermo qui, vi do appuntamento al prossimo video, fatemi sapere se questo vi è piaciuto, spero di avervi fatto compagnia e che il periodo, per quanto drammatico, insomma, non sia troppo terribile per voi, che vada tutto bene, anche se è difficile, insomma, dire una cosa del genere in questo momento. Però comunque, spero che stiate bene, vi do appuntamento alla prossima volta, ciao!